Benvenuti a questo programma presentato a voi dal Life Christian Center, un programma che è dedicato alla parola di Dio, il messaggio di salvezza e alla differenza che Cristo può fare nella nostra vita. Il nostro desiderio per voi è che tramite questa trasmissione ognuno possa gustare la presenza di Dio e sentire la voce dello Spirito parlare ai propri cuori. Il salmista dice in Salmo 27: «Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo Tempio». Salmo 100 dice: «Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il suo nome, poiché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà per ogni generazione». La mia preghiera per voi oggi è che potete gustare la presenza di Dio e che il Signore parlerà ai vostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Così oggi vogliamo riunirci insieme, invitando lo Spirito Santo a venire nel luogo dove ci troviamo. Ascolteremo dei canti e poi ascolteremo un pensiero dalla parola di Dio. Voglia Dio benedirci insieme oggi. Vogliamo pregare. Signore, veniamo davanti a Te in questo momento nel nome di Gesù e chiediamo che Tu vieni tra di noi per mezzo dello Spirito Santo. Il nostro desiderio, Signore, è di avvicinarci sempre di più a Te per sentire la Tua voce e per gustare la Tua presenza. Vieni col Tuo Spirito, Signore. Parla ai nostri cuori ancora oggi, Signore, perché vogliamo crescere nelle Tue vie. Noi sgridiamo ogni attacco diabolico nel nome di Gesù e noi ci affidiamo a Te. Ti ringraziamo che Tu parlerai oggi. Ti ringraziamo che Tu incoraggerai le anime nostre. E ti ringraziamo, Signore, che la Tua volontà sarà fatta nella nostra vita. Questo lo domandiamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen.
te, nella tua presenza, nella tua presenza starò. È qui, nella tua gloria, mostrati ancora a me. Voglio sempre più di te. Nella tua presenza starò.
Non c'era qualcosa che si può paragonare a questo concetto di anno nuovo che usiamo oggi. Il conteggio del tempo era piuttosto diverso, era legato ai cicli agricoli, scandito dalla semina al raccolto. Quante volte seminavano e raccoglievano i frutti seminati, i prodotti seminati, questo era un po' il ciclo degli anni. Gli antichi israeliti non utilizzavano un sistema di calendario simile al nostro. Il nostro calendario, infatti, una curiosità, lo usiamo soltanto dal 1580. Fino al 1580 il tempo, i mesi, gli anni li contavano in un modo diverso. Tra l'altro Israele lo mantiene, un modo diverso di raccontare, l'Iran ha un modo diverso di raccontare, la Turchia ha un modo diverso di raccontare l'anno. Nella Bibbia sono pochi riferimenti a degli anni speciali, però nell'Antico Testamento sono due menzioni e su questo che volevo parlare oggi. Tra questi riferimenti lo troviamo nel libro del Levitico, nel capitolo 25, quando parla sull'anno sabbatico e sull'anno del giubileo. Così si può leggere, se avete le vostre Bibbie, nel Levitico capitolo 25, i primi sette versetti che dicono: «L'Eterno parlò ancora a Mosè sul monte Sinai, dicendo: parla ai figli di Israele e di loro: quando sarete entrate nel paese che io vi do, la terra dovrà avere il suo tempo di riposo consacrato all'Eterno. Per sei anni seminerai il tuo campo, per sei anni poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti. Ma il settimo anno sarà un sabato, un riposo completo per la terra, un sabato in onore dell'Eterno. Non seminerai il tuo campo, né potterai la tua vigna, non mieterai quello che nascerà da sé, dal seme caduto nella tua raccolta precedente, e non vendemmierai l'uva della vigna che non avrai potata. Sarà un anno di completo riposo per la terra. Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo servirà di nutrimento a te, al tuo servo, alla tua serva, al tuo operaio, al tuo ospiti che stanno da te, al tuo bestiame e agli animali che sono nel tuo paese. Tutto il suo prodotto servirà loro di nutrimento». Ossia, dopo ogni sei anni che lavoravano la terra, il settimo anno si doveva non seminare, non raccogliere. Ossia, il settimo anno era un anno di riposo per la terra e un anno in onore al Signore. Come a dire: Signore, non lavoriamo quest'anno perché possiamo dipendere da te. Signore, non lavoriamo quest'anno perché ti vogliamo ringraziare per tutto quello che ci hai dato in questi anni precedenti, in questi sei anni. Levitico, questo è chiamato l'anno sabbatico. Ogni sei anni, un anno senza lavorare la terra. Però lo stesso brano prescrive un altro anno speciale. Nel versetto 8 dice: «Conterai pure sette settimane di anni, sette volte sette anni, e queste sette settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Poi il decimo giorno del settimo mese farai squillare la tromba. Il giorno dell'espiazione farete squillare la tromba per tutto il paese.
santificherete il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e ognuno di voi tornerà nella sua famiglia. Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo. Non seminerete, non raccoglierete quello che i campi produrranno da sé e non vendemmierete le vigne non potate. Poiché è il giubileo, esso vi farà sacro. Mangerete il prodotto che vi daranno i campi. In quest'anno del giubileo ciascuno tornerà in possesso del suo. Se vendete qualcosa dal vostro prossimo o se comprate qualcosa dal vostro prossimo, nessuno faccia torto al suo fratello. E dopo dice il brano, e voi potete chiedere, e voi potete dire, che mangeremo noi il settimo anno? Siccome non semineremo e non faremo la nostra raccolta, io disporrò che la mia benedizione venga su voi il sesto anno ed esso vi darà una raccolta per 3 anni. E l'ottavo anno seminerete e mangerete della vecchia raccolta fino al nono anno. Mangerete della raccolta vecchia finché sia venuta la nuova. L'anno sabbatico e l'anno del giubileo. E questi anni hanno un inizio e hanno un fine. Nell'anno sabbatico ogni campo doveva essere lasciato, arato, erpicato, preparato, ma non seminato per un periodo di tempo, in modo da ripristinare la fertilità della terra. Tale pratica configura un abito, una consuetudine agricola molto sana, con benefici per la terra e per la comunità. La terra ha bisogno di riposare. Infatti, oltre a favorire la rigenerazione del terreno, permetteva, e questo è interessante, nell'anno del giubileo, il cinquantesimo anno, gli schiavi erano liberati. Ai debitori i loro debiti erano perdonati. E la gente ritornava alla sua famiglia, alla loro famiglia, e le proprietà erano divise di nuovo come nell'originale. Quando il popolo è entrato nella terra, Dio ha detto, Giosuè ha detto, questa famiglia qui, questa lì, questa là, questa là. Però col passare del tempo, uno ha venduto un pezzo di terra al suo vicino. L'altro aveva dei debiti, ha dato la sua terra e ha lavorato per il nuovo padrone. Così la terra ha perso la configurazione originale. Nell'anno cinquantesimo era come un zero, si ritornava all'inizio. Ognuno alla sua famiglia, ognuno alla sua terra, i debiti erano perdonati. Vorrei chiamare attenzione. La vostra importante, gli schiavi erano liberati. Gli schiavi, c'erano due tipi. C'era quello che aveva un debito e non lo poteva pagare, lavorava per coloro a cui doveva i soldi, era il modo di pagare, sono tuo servo, tuo schiavo. E c'erano anche quelli che erano stati conquistati tra le guerre e così portavano gli schiavi dell'estero per lavorare lì per loro. In quest'anno tutto ritornava all'originale e questi schiavi potevano tornare alla loro terra e coloro che avevano dei debiti erano perdonati e non avevano bisogno di servire come schiave per pagare i loro debiti. Così volevo chiamare due lezioni per noi, su questo brano e su questa questione dell'anno nuovo. Sull'anno cinquantesimo
proclamare la libertà in terra, in tutta la terra e a tutti i suoi abitanti. In quest'anno, cinquantasimo, era l'anno del perdono. Tutto ritornava all'originale. I debiti perdonati, la gente ritornava. Quando Gesù, nel capitolo 4 di Luca, fa quel suo discorso dicendo: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo Egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri, ai ciechi il recupero della vista, e a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno accettevole del Signore. Questa espressione dell'anno accettevole è una menzione che fa Isaia, perché qui Gesù menziona un brano di Isaia, del profeta Isaia. Qui è la menzione dell'anno del Giubileo. Con Gesù si inizia un nuovo periodo in cui è possibile agli schiavi del peccato, noi che non conoscevamo Dio, che eravamo nemici di Dio, possiamo essere diventati amici, trasformati in amici, liberati dalla nostra schiavitù. Gesù annuncia un anno, un inizio di un periodo di perdono e di accettazione. Tutti coloro che vengono da Lui possono essere accettati. Nessuno sarà respinto. L'amore di Dio in Gesù è sufficiente per tutti coloro che lo accettano. Così l'anno del Giubileo è un anno di perdono. Gesù portò il perdono di Dio esteso, offerto a tutti gli abitanti della terra. L'anno cinquantesimo doveva essere un anno di perdono e di ristaurazione dei precedenti rapporti economici e relazioni personali. Così vorrei lanciare una sfida a tutti noi che siamo qui questa mattina. Facciamo dell'anno 2024 un anno di perdono. Portate davanti al Signore persone, situazioni, circostanze che ci causano dolore, rabbia, tristezza. Chiedete al Signore di trasformare i vostri sentimenti e di liberare il vostro cuore. Quando riteniamo in noi questi sentimenti negativi riguardo a persone che ci hanno fatto dei guai, che ci hanno fatto del male, e ce l'abbiamo anche noi, tutti noi, abbiamo delle storie, abbiamo delle parole amare, delle parole cattive che ci è stato detto a noi in un certo punto della nostra vita. C'è stato l'atteggiamento di un amico, di un vicino, di un parente, di un figlio, di un cognato, di un cugino, che ci ha fatto del male. E quando questo pensiero ritorna alla nostra mente, ci fa del male. Così, a pensare in quest'anno del Giubileo, a pensare che Gesù ha menzionato questo anno come un anno di perdono, lo possiamo anche noi, nella forza dello Spirito Santo e dovuto alla presenza di Gesù nella nostra vita, anche non negare che questo male ci è accaduto. Il male è accaduto, è storico, non lo possiamo cancellare un cancellino e già se cancelliamo questa parte della nostra vita. Non c'è stato, ma il Signore può trasformare le nostre emozioni, il Signore può trasformare i nostri sentimenti, e quel accaduto, quel fatto non ci fa del male, non ci fa del male continuamente. È finito l'influenza negativa di quel fatto storico che ci è accaduto. L'anno del perdono. Portate davanti al Signore la situazione. Quando non perdoniamo è come avere l'altra persona prigioniera dentro di noi.
Qualcuno diceva che quando non perdoniamo qualcuno è come dare, è come bere un bicchiere di veleno pensando che l'altro va a morire. Non perdonare è bere un bicchiere di veleno pensando che l'altro va a morire. Lo moriamo noi, perché questo ci consume, consume. Perdoniamo. Col processo di invecchiamento, e almeno secondo la mia esperienza, sembra che di tanto in tanto ci vieni alla mente, al pensiero, persone che ci hanno fatto del male anni fa, persone che forse non sono neanche mai fra di noi, non sono più in vita, ma i nostri sentimenti, le nostre emozioni, le nostre reazioni sono ancora lì e nel profondo del nostro cuore. Ci fanno del male, ci fanno sentirci a disagio. Solo il perdono può portare la pace al cuore e la pace alla mente e liberarci di queste emozioni e sentimenti. L'anno del Giubileo era un anno di perdono. Così forse possiamo anche noi fare del nostro anno 2024 un anno di perdono, un anno da spazzare, da pulire la nostra vita e di lasciare che il Signore possa trasformare, perché noi nella nostra propria forza non lo possiamo fare. Non è una questione di potere mentale, no. È la trasformazione che soltanto lo Spirito di Dio può fare nel nostro cuore e nella nostra mente. Però possiamo riconoscere questo e portare davanti al Signore. Mi ricordo di una volta qualcuno condivideva in un gruppo dicendo: guardate, io da quando mi sono sposato non andavo d'accordo con mia suocera. E questo diceva, era un gruppo, e diceva: ma io non la sopportavo, non è che non andavo d'accordo e non la sopportavo, ma io ero il pastore, io potevo avere questo sentimento. E così io pregavo: Signore, dammi amore per la mia suocera, Signore, che io possa amare, che io possa accettare. E mentre pregavo mi arrabbiavo, perché mi ricordavo della mia suocera. Ma un giorno, diceva questo pastore, ho detto: no, ho fatto sbagliato, la mia preghiera non è giusta. E un giorno, al mattino, si è alzato e ha detto: Signore, tu sai che io la odio, la mia suocera. Signore, tu sai che quello che penso è pure lei una bara. Signore, sai che io... Signore, questo è quel che penso e che sento. Signore, trasforma questi sentimenti, queste emozioni. Quando abbiamo il coraggio di mettere davanti al Signore le nostre emozioni e chiamarle per il nome, odio, non la voglio vedere, non la sopporto, non lo sopporto. Io, quando io faccio questo, Dio può trasformare, perché io confesso a Dio quello che è il mio sentimento e non come fare una coperta cristiana: Signore, dammi amore, Signore, io voglio amare questa mia suocera come mia sorella in Cristo. Questo non funziona. Bisogna confessare con tutti i nomi, con tutte le lettere, quel che sentiamo, e il Signore può trasformare. Facciamo questo nell'anno 2024, questo anno del perdono. Ma c'è una seconda lezione. Figuratevi, io so che parecchi di voi qui avete delle cose che nel giardino, nell'orto, nel frutteto, questa è un'abitudine italiana da avere, principalmente degli italiani un po' della nostra età, di avere a casa delle olive, tutte le cose, dei frutti. Figuratevi che Dio vi dica: guardate, voi nel prossimo anno non piantate, non seminate, non si può raccogliere.
E questo è quello che Dio ha detto al popolo. Guardate, ogni 6 anni mangerai della terra. Nell'anno 7° non seminerai, non raccoglierai, non mieterai. La domanda è questa, ma guarda, io mangio che cosa, signore? Io dipendo dalla terra. Noi non dipendiamo di quel che piantiamo a casa nostra. Ma c'era un tempo, nel tempo di Israele, oppure nel tempo della vostra infanzia, nel tempo che eravate ancora in Italia, che si piantava per mangiare, principalmente subito dopo la guerra. Io dipendo di quello che è il frutto della terra. E potreste chiedervi, questo dice Levitico 25, cosa mangeremo nel 7° anno se non piantiamo e non raccogliamo i nostri raccolti? Cosa mangeremo? Signore, dipendiamo da quello. E la risposta del Signore è: io vi manderò tale benedizione nel 6° anno, che il 6° anno produrrà per 3. Perché ricordatevi che nel 50° anno era il 2° anno che non piantavano, perché ogni 7 anni uno senza piantare, 7 più 7 più 7 più 7, nel 49 non potevano piantare, nel 49° non potevano, perché era l'insieme dei 7 anni. Però ha detto: dichiarate il 50°, il giubileo, così il 49 non si poteva piantare, nemmeno il 50°. E per questo dice: io manderò tale benedizione che la terra darà frutto per 3 anni. Mentre piantate durante l'8° anno, mangerete del vecchio raccolto e continuerete a mangiare fino a quando arriverà il raccolto del 9° anno. Vi manderò tale benedizione. Gli israeliti vivevano dell'attività agricola, seminare e raccogliere, mietere. Riuscite a immaginare che venga detto loro di non farlo? Ma il Signore è buono, perché la domanda naturale è: cosa mangeremo? Vi manderò tale benedizione, vi manderò tale benedizione. Quindi questo periodo dovrebbe essere un periodo per sperimentare la provvidenza di Dio. Devo fidarmi di Dio, devo fidarmi. Se non lo posso obbedire, se non mi fido di Lui. Lui provvederebbe tale benedizione. In altre parole, questo dovrebbe essere un periodo, un tempo di dipendenza. Così, se nell'anno del giubileo dovevamo avere un anno di perdono, e io vi ho invitati ad avere l'anno 2024 come un anno di perdono, con l'anno sabbatico, i 7 anni, è un anno o un tempo di dipendenza. Così io vi invito, facciamo dell'anno 2024 un anno di dipendenza del Signore, di fiducia nel Signore. Stiamo invecchiando, ogni anno diventiamo più fragili, deboli, la situazione nel paese cambia. Per 30 anni, 32 anni non avevamo inflazione, non avevamo questo costo di vita così alto, le cose erano più stabili, le nostre pensioni, coloro da noi che ricevevamo dal governo qualche ausilio, non segue l'inflazione, le cose costano di più. E questo ci porta anche a delle preoccupazioni nella nostra età. Però se domandate: ma come faremo? Cosa mangeremo?
c'è la promessa di Dio: io vi manderò tale benedizione. Così l'anno del 2024 dovrebbe essere anche un anno di dipendenza del Signore, perché il Signore ha onorato la sua parola quando ha detto al popolo che manderebbe una tale benedizione. E il Signore onorerà la sua parola per noi, perché Lui non permetterà che ci manchi del nulla. Il Signore è il mio pastore, nulla mai mi mancherà. E il versetto di Salmo 37 dice: io sono stato giovane e sono anche divenuto vecchio, non ho mai visto il giusto abbandonato nella sua discendenza a mendicare il pane. Questa è la promessa, questa è la testimonianza del salmista: sono stato giovane, sono anche divenuto vecchio e non ho mai visto il giusto abbandonato nella sua discendenza a mendicare il pane. Lasciate che l'anno 2024 sia un anno in cui possiamo sperimentare, provare la benedizione e la provvisione del Signore, che arrivano solo quando dipendiamo da Lui. Confessiamo che Lui ha il potere, che le nostre vite sono nelle sue mani, che vogliamo ubbidirle e dipendere dalla sua grazia e dal suo amore. Non possiamo sperimentare l'amore completo di Dio se non siamo in grado di perdonare. Non possiamo neanche sperimentare la sua piena benedizione e dipendere dalla sua grazia, del suo amore, se non perdoniamo. E Lui ci offre questa opportunità in quest'anno del 2024. Facciamo di quest'anno l'anno del perdono. Il secondo, l'anno della dipendenza di Dio, sapendo che anche in mezzo a tutta la crisi, le guerre mondiali, l'inflazione, il governo, le pensioni, il costo di vita, il Signore ci darà quel che è sufficiente, quel di cui noi abbiamo bisogno, e nulla ci mancherà. Perché? Perché il salmista ha detto: io non ho mai visto il giusto abbandonato e la sua discendenza a mendicare il pane. L'anno di 2024, l'anno del perdono, l'anno della dipendenza. Che Dio ci benedica in questo intento, in questo proposito, e possano giungere a noi tutte le benedizioni che il Signore ha preparato per noi in questo anno di 2024. Preghiamo il Signore. Signore, ti vogliamo ringraziare per la verità della tua parola. Vogliamo ringraziare per la presenza del tuo Santo Spirito che apre le nostre menti, il nostro cuore per ricevere la tua parola. Dacci, Signore, il coraggio di perdonare. Dacci, Signore, il coraggio di confessare dinanzi a te, davanti a te, i nostri sentimenti, in questi guai del passato, in questi problemi che abbiamo avuto nel passato. Signore, che tu possa trasformare i nostri sentimenti e le nostre emozioni e liberarci, Signore. E Signore, che quest'anno possa essere un anno che possiamo dire che il Signore ha provveduto per noi, che il Signore ha preso cura di noi, che non sono le guerre, le situazioni instabili nel mondo, nel costo di vita, nelle pensioni, ma Signore, è la Tua presenza nella nostra vita che ci dà pace. Sei Tu, Signore, che ci sostiene. Ti ringraziamo per questo, Signore, nel nome santo di Gesù, che con te benedetto in eterno. Come un vasaio tu sei, la mia vita è tra le tue mani,
plasmami e rimuovi tu ogni imperfezione da me. Tu non mi getti mai via, riprendi tutto da capo. Mi rimodelli, tu perdoni i miei sbagli, fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita. Che resti con me nella fornace io e te, il fuoco non mi consuma, mi rende sempre più puro, io sarò con
Spero che questo programma sia stato di benedizione alle anime vostre. Una delle domande che le persone fanno spesso è: cosa devo fare per essere salvato? È la domanda più importante che possiamo fare nella vita. Un giorno un carceriere fece proprio questa domanda all'Apostolo Paolo. Paolo rispose e disse: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». Sai, la Bibbia non parla di religione, ma parla di una relazione intima che possiamo avere con Cristo Gesù. L'unico modo in cui possiamo essere salvati è di accettare Cristo Gesù come nostro personale salvatore. La Bibbia ci insegna che ognuno di noi è stato creato per conoscere Dio, ma il peccato ci ha separati da Dio. Ma Dio ci ha amato così tanto che ha dato il suo unigenito Figlio, Cristo Gesù, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù venne e morì sulla croce per i nostri peccati e dopo 3 giorni risuscitò dalla morte. E la Bibbia ci dice che se crediamo nel nostro cuore che Dio risuscitò Gesù dalla morte e confessiamo con la bocca che Gesù è il Signore, saremo salvati. Così, se sei pronto ad invitare Gesù nel tuo cuore come il tuo Signore e Salvatore, ti invito a pregare questa semplice preghiera. Signore Gesù, affido la mia vita a te. Perdonami dei miei peccati. Grazie che sei morto sulla croce per i miei peccati. Sii il Signore e Salvatore della mia vita. Voglio seguirti tutti i giorni della mia vita, nel nome di Gesù. Amen. Se hai pregato questa preghiera per la prima volta, vogliamo aiutarti a compiere il prossimo passo nel seguire Gesù. Se avete bisogno di preghiera, se desiderate ricevere una Bibbia o semplicemente volete più informazioni, telefonateci al 8232-5556. Vi ringrazio per il vostro ascolto con la speranza di rivederci la settimana prossima. Prego che il Signore vi benedica. Arrivederci. A presto!